Buongiorno! Scusatemi, aspetto, ma non mi sono neanche truccata oggi, ma non mi trucco perché tanto poi devo andare al lavoro. Comunque, sto asportando il video, il vlog di ieri, che per voi, quando vedrete questo video, per voi è già ieri l'altro. Comunque, dato che il 25 luglio abbiamo un matrimonio. Vi volevo far vedere il vestito che avrei scelto, però comunque guarderò un po' anche, come si dice? Guarderò un pochino anche a giro perché comunque, insomma, non è che avrei scelto questo, però. Ora guardiamo un po'. Praticamente mi metto le zeppe blu. E quindi il vestito che io avrei scelto. Ma no, fa caldissimo. Mamma mia. Sarebbe praticamente. Oh, dove sei? Mamma mia. Ce ne sono talmente tanti che non lo vedo, aiuto. Ok, non si fa vedere, però essere c'è, ne sono sicura. Comunque, intanto è lungo, quello sì. Adesso però non trovo. Ok, perfetto. Praticamente non avendo trovato il vestito, quello che vi volevo far vedere che avevo cercato io. In compenso ne ho trovato un altro che mi piace. Il vestito è questo qui. Quella è il secondo che ho visto, blu, che c'è tutta la rifinitura qui. Vedete? È tutto lungo. Però magari comunque do una sbirciata anche su Zalando e su ASOS, perché comunque ci sono abiti graziosi anche lì. Però cercavo appunto quello lì, quello che avevo visto insieme anche al mio ragazzo, perché ce la posso fare? Ve lo volevo far vedere, perché comunque è un bell'abito. Ovviamente è fatto a top, con uno spacco ed è poi tutta la tela, scusa, è questo fascio ed è tutto blu. Ovviamente blu lo devo mettere perché ho le scarpe blu, però non continuo a non riuscire a trovarlo. Certo, quando mi serve a me qualcosa, vabbè, niente, non si trova. Comunque adesso sto finendo di asportare il video. Comunque vi faccio vedere anche le scarpe, perché comunque sono, scusate per la luce, ma se non, no, oggi si vede meglio. Strano. Comunque le scarpe sono queste qui. Praticamente sono queste zeppe che hanno la rifinitura tutta qua, che sono di Alessandro Dell'Acqua. Che queste le avevo comprate all'outlet, Barberino, e queste mi di listino costavano, se non mi sbaglio, 300 qualcosa, però io le ho pagate tipo 80 qualcosa, perché erano tipo in sconto, poi le avevano riscontate ancora, insomma non ho capito bene. Comunque fatto sta che da 300 io le ho pagate 100, no, nemmeno 100. 84-85 euro, una cosa del genere, non mi ricordo bene quanto l'ho pagata, però l'ho pagata veramente 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 poco. Ho legato anche i capelli perché sto morendo letteralmente di caldo. Comunque non ho fatto benissimo una cosa, però. Comunque vi voglio far vedere anche il regalo che ci aveva fatto, che ci hanno fatto la zia e la cugina del mio ragazzo. Praticamente loro ci hanno regalato
queste qui, le tazzine da caffè. Adesso vabbè, ve ne faccio vedere una, comunque tanto sono tutte fantasiose. Praticamente sono queste qui. Vabbè, ho preso quella rossa, ma c'è anche verde, blu, questa è viola, gialla, arancione. E sotto alle tazzine ci sono anche i piattini. Comunque, fatemi sapere anche se volete vedere cosa ho ricevuto per il mio compleanno, così vi faccio un video. Poi se volete vi faccio vedere anche che cosa ha ricevuto il mio ragazzo per il compleanno. Adesso comunque per la casa praticamente ci manca soltanto un po' di tovaglie, posate e un po' di lenzuola e sta roba per il letto. Sì, abbiamo comprato quelle vi avevo fatto vedere forse nel vlog quello che stavo asportando, non mi ricordo comunque. No, nel vlog dell'altro giorno. Praticamente ci manca questa roba. Adesso comunque vediamo. Mia ragazza ha trovato anche un sito stamattina, me l'ha fatto vedere, però non mi ricordo come si chiama. Dove c'hanno tutta roba per la casa, solo che le misure ci sono, ora bisogna vedere come le ha detto di mandarle anche le altre fantasie, perché tipo sono le stelle marine, comunque sono molto e sono anche molto colorate, il bello è quello. L'esportazione del video è quasi finito. È al 95%, fra un po' lo metto a caricare. E appena l'ho messo a caricare, vado da mia mamma, a casa mia, da mia mamma. Che poi mi sono dimenticata anche di dirvi: scusate per lo stendino, ma non sappiamo dove metterlo. Infatti, abbiamo anche tutto questo casino qua, che è tutte le cose che portiamo alla casa nuova, compreso questo. Che qui dentro c'è una tazza per il mio ragazzo che gli ha regalato una mia collega, una mia amica per il compleanno. Ci manca anche le tende per la casa da mettere alle finestre. Non so se metterle. Non so se mettere il palo così, come vedete. In camera sicuramente le metto così, ma anche nella porta finestra, tanto poi comunque quando ho le chiavi vi faccio vedere. Mentre le due finestre che sono in cucina e davanti al tavolo le metto con il palettino così e le tende, però non tutte lunghe, soltanto lunghe così, soltanto alle porte finestre. Che tra l'altro in camera non c'è la porta finestra, ma c'è la finestra normale. Però non è che la posso mettere corta in camera, cioè la metto lunga, e anche nella camerina la metterò lunga anche lì con il palo sempre questo qua. Ho messo il video a caricare, adesso vado da mia mamma, tanto sono l'1:30, tanto quest'ora forse ancora non è neanche tornata, però vabbè. Comunque adesso vado da mia mamma, ho preso la mia borsina. E si va. Nel frattempo qua c'è anche il topoloso. Saluta. Ciao, Bobby. Ciao. Il cane del mio ragazzo. Sì, mio suocero e mio fidanzato sono patiti per la Fiorentina, ovviamente. Firenze di Poteano che ti fa la Fiorentina. Cucciolotto, io vado, ci vedi dopo. Andiamo, vicinino. Appena salita in macchina, tra l'altro vi volevo far vedere una cosa. Non per dire niente, ma guardate là, 40 gradi. È pure vero che era sotto il sole la macchina, però mamma mia. A parte sono anche l'1:07, quindi è normale che sia tutto questo caldo. Adesso
Vado a casa, comunque vi volevo far sentire. La conoscerete tutti sicuramente. Sono in fissa con questa canzone. L'ho sentita al lavoro da me. Ma sono in fissa. Sarà il mio tormentone per tutta l'estate. Arrivata finalmente a casa. Comunque volevo dirvi anche una cosa. Praticamente io ascolto sempre la musica con la chiavetta. E mi scordavo sempre di mettere la canzone che gli ho fatto sentire poco fa nella chiavina. Alla fine poi, ieri, quando l'ho portato la macchina per fare il tagliando, mi sono ricordata di prendere la chiavetta. Già l'avevo scaricata la canzone l'altra sera. E poi ieri finalmente ce l'ho messa. Dopo tanto, ma ce l'ho messa. Scusate per i miei occhi, ma con questo caldo. Poi ho un problema a quest'occhio, che con il sole mi dà noia, me lo fa lacrimare e bruciare, prurito. Se qualcuno di voi o qualcuna di voi ha magari lo stesso problema o l'ha avuto, mi fa sapere che cos'è, o magari insomma un po' in generale, ecco, non è che devo sapere per forza che cos'è. Poi sicuramente vado comunque dal dottore a farmi vedere, tanto ci devo andare anche per altre cose, quindi. Beh, mi sono anche, ho fatto anche riposino pomeridiano. La mia mamma, siamo anche state già fuori. Scusate per questo fascio di luce qui, ma sta iniziando anche a piovere. No, non vuole andare via, vabbè, comunque. Scusate i miei capelli, fa caldo. Poi vi volevo far vedere anche che cosa mi ha dato la mia mamma. Ovviamente ve lo faccio vedere un po' random perché devo andare al lavoro comunque. Mi ha dato un paio di scarpe, una maglietta e qua sotto un paio di pantaloni. Poi comunque ve lo faccio anche vedere per benino questa sera, semmai quando esco dal lavoro, tanto esco alle 9, quindi non è che... Ok, finalmente arrivata al lavoro, adesso vado dentro, mi cambio, anche se entro alle 6:30, però guardate, ma c'era il sole, entro alle 6:30, però vabbè. Comunque dopo vi faccio vedere anche quello che mi aveva dato mia mamma. Ah, e poi volevo anche dire, domani vado, perché siccome mia mamma vuole cambiare la televisione, domani andiamo da Media World a comprarla. Io e mia mamma e mio ragazzo, se vuole venire, se no vado solo io. Uscita dal lavoro. Comunque, prima vi dicevo, vi volevo fare vedere le cose. Allora, intanto faccio vedere queste, sono bellissime. Speriamo riesci a tirarle fuori, magari. Queste, che sono di Pizzo, molto carine, sono le finte Converse praticamente. Poi, ok, scusate, mi aveva interrotto un mio collega perché voleva sapere di un'assicurazione. Comunque, poi mi ha preso questa maglietta, appena riesco a farvela vedere per bene, ovviamente è lunga, tutta lunga. Comunque poi ve la faccio vedere per bene anche indossata, perché ora non si capisce tanto. E poi mi ha dato anche questi pantaloni. C'hanno i brillantini qui sopra. E sono elasticizzati questi. Comunque io vi mando un bacio. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi anche sui miei social. Tanto trovate tutti i link giù nell'info box. Nel frattempo gente è andata via. E niente, vi mando, scusate per la mano, vi mando un bacione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!